campo della lana, i due amanti incontrano il poeta di Venezia, tondo e rubicondo come Bacco. L'incontro è festa, è memoria, è arricchimento culturale che emoziona. Sul collo del poeta, il cravattino a pois di sempre colloca personaggio e scena in un passato recente e già trascorso o tra i coriandoli di un carnevale malinconico non ancora celebrato. Un giorno il poeta strinse forte il suo nodo in gola. Da allora le calli e i campi e le corti e i ponti e i palazzi e le pietre del selciato della città non poterono più essere gli stessi. Le gondole si vestirono a lutto, i gabbiani divennero cormorani, i due amanti piansero. I due episodi narrati, l'incontro e la morte, appartengono a tempi diversi. Di norma l'incontro tra vivi precede la morte, ma nel mondo dei fotogrammi non catalogati del diario di bordo di un'illa, il prima e il poi non hanno molto senso. È possibile che la morte preceda la vita e che la vita sia eterna. È possibile che l'episodio dell'incontro in campo della lana avvenga nel presente e che l'episodio del giorno maledetto appartenga al passato remoto, lontano, molto lontano nel tempo. A volte le onde tacciono e il silenzio fa paura. Altre volte i flutti urlano e l'onda d'urto è violenta, sconquassa la zattera. Un'illa è incredula e ha paura. Abbraccia la figlia e piange. Quando la nebbia si dirada, il sole entra in scena e compare l'ombra. La magica immagine di un'illa che sola su una misera zattera affronta l'oceano mare è l'efficace trasfigurazione della vita dell'uomo in balia di eventi imprevedibili che spesso portano dolore simboleggiato dall'onda grande. E la stessa sorte è riservata ai familiari della donna, simbolo di tutti gli altri esseri umani. Il diario di un'illa, composto da pagine singole rimescolate in continuazione al di là della scansione temporale, è la metafora della mente umana dove passato, presente e futuro si intersecano interagendo continuamente tra loro in modo da far vedere gli stessi avvenimenti sotto angolazioni sempre diverse. Ma la donna, vicina alla fine del suo percorso, lascia pochissimo spazio al lamento per assaporare la dolcezza del ricordo. Ella rivive così gli indimenticabili momenti d'amore col suo sposo sulla laguna di Venezia, circondata dalla nebbia soffice, scenario ideale per godere quanto c'è di più intimo, di più vicino. Ma quando la nebbia si dirada ed è possibile guardare lontano, subentrano sul mare silenzi e urla, ossia paura dell'ignoto e della morte, rappresentati dall'onda che sconquassa la zattera. Ombre minacciose accompagnano anche i momenti di sole splendente e di felicità. La vita dunque è viaggio, conquista, andare oltre il momento presente, oltre le cose note, è sogno.
grazie ad una notevole capacità di trasfigurazione poetica, si comunicano attraverso efficaci metafore, figure eloquenti e suggestive atmosfere, una complessa visione del mondo supportata anche da valide conoscenze letterarie e scientifiche. La straordinaria figura di Unilla, che si staglia su paesaggi come lei misteriosi ed affascinanti, sintetizza in sé la moderna concezione del tempo, della psiche, dell'uomo e del suo rapporto col mondo. L'allusione ad Itaca e a Penelope, infine, ben sottolinea il concetto della vita come viaggio, dell'amore come condivisione. La complessità della narrazione, articolata secondo le strutture mentali e non secondo l'ordine logico o cronologico, è perfettamente adeguata ai temi trattati. Fra poco tutto il paesino si nasconderà e Annalisa è spiaciuta, ma non si dispera. Sa che domattina ci sarà il sole e con la borsa a tracolla rifarà il suo giro. Lo farà anche se piove, anche se nevica, ripescando nei ricordi che pur lontani la vecchiaia riavvicina. Sorride e nel lasciare la tendina sbircia le ultime luci là in fondo, quelle del camposanto, ove i suoi parenti l'aspettano. Fra un giorno, un mese, un anno, non sa quando, li raggiungerà. Sa che quel giorno finalmente si libererà dal tremore delle mani e della testa e smetterà di infastidire Sergio e Valeria, ma sa anche che quel giorno purtroppo smetterà di vedere il suo bel paesino, e questo le spiace tanto. Annalisa, vecchia postina costretta dall'età a lasciare il proprio amato lavoro, guardando dalla finestra rivive con matematica precisione ma anche con struggente nostalgia il giro del paese che faceva giornalmente. Ed è attraverso lo sguardo benevolo della donna che davanti agli occhi del lettore si delinea sullo sfondo di campi di grano e di verdi colline il paesello di una volta, con una piccola piazza antistante la chiesa, casette modeste disseminate per vicoli acciottolati, ma abitate da gente cordiale che si saluta familiarmente. Ci sono il barbiere, il calzolaio, il fabbro, il dottore col suo cane, la donna con molti figli, quella con pochi, ma tutti aspettano con ansia e simpatia l'arrivo di Annalisa, che condivide gioie e dolori di tutti. Ora i pochi abitanti rimasti sono invecchiati e Annalisa parla solo con chi le porta il cibo e chi pulisce la casa, ma è ugualmente serena anche se aspetta la morte. Thank you.
Il racconto, pervaso di nostalgia, delineando felicemente la figura della postina, riesce a riprodurre con naturalezza la vita e l'atmosfera del paese di una volta, ponendone in evidenza paesaggio, personaggi, realtà umana, immersi in un'atmosfera quasi poetica. Il libro gliel'avevo rubato 20 anni fa e l'avevo messo nel cassetto della scrivania. Poi era finito in soffitta ad aspettare che mi decidessi a renderglielo e a spiegargli tutto. Ero convinto che prima o poi l'avrei fatto, ma si sa come vanno queste cose quando aspetti il momento giusto per fare qualcosa. Lo aspetti, ma lui non arriva mai, perché c'è sempre qualcosa di più importante che ostacola la tua decisione e continua a farti prendere tempo. Stamattina ero andato a cercarlo nella soffitta e l'avevo trovato ancora lì, in un baule pieno di cose vecchie e superate. Con qualche dubbio me l'ero messo nella tasca della giacca. Il più grande libro della letteratura italiana, anzi il libro e basta, per sempre Laura, aveva scritto sul frontespizio di quella copia di La Luna e i Falò. Io c'ero quando aveva dato il libro a Giovanni. Guarda che non te lo regalo, è solo un prestito, perché non potrei privarmi di qualcosa di così prezioso nemmeno per la persona di cui sono innamorata, e tu, Sandro, fai da testimone. Poi gli aveva stampato un bacio appassionato sulla bocca che credo a Giovanni fosse venuto un brivido per tutto il corpo. Laura era la più bella di tutte, la più intelligente, la più ironica, la più amichevole ragazza che mai conoscessimo allora, e aveva scelto Giovanni, che era sì il mio grande amico, ma è difficile pensare all'amicizia quando di mezzo c'è l'amore. Non ci avevo nemmeno pensato molto, e poi l'avevo fatto un pomeriggio di luglio come quello di oggi che eravamo in spiaggia. Gliel'avevo sfilato dalla borsa e quando il giorno dopo si era accorto che gli mancava il libro, non era più riuscito a ricordare dove poteva averlo lasciato. Per giorni interi avevamo ripercorso insieme tutti i posti dove eravamo stati, avevamo chiesto a tutti quelli che avevamo incontrato, ma non potevamo certo trovare altrove qualcosa che stava nel cassetto della mia scrivania. Dopo anni di lontananza, due vecchi compagni di scuola, ormai professionisti e padri di famiglia, si incontrano di nuovo. A Sandro, menomato da un incidente d'auto e perciò rimasto nei luoghi della giovinezza, la Liguria di Ponente,
La vita di Giovanni errante tra un continente e l'altro, ed ora tenacemente radicato in Uruguay, sembra una favola. Ma poi Giovanni fa capire all'amico che a travolgerlo con l'auto è stato proprio lui, con l'intento di punirlo per avergli rubato la fidanzata Laura. Solo così Sandro scopre che i due si sono lasciati quando Giovanni ha dovuto confessare alla ragazza di aver perso il suo libro preferito, La Luna e i Falò, e pensare che era stato proprio Sandro a prenderglielo di nascosto. Ora, malinconicamente, Sandro, invece di restituire il libro all'amico come aveva pensato, lo riporta in soffitta. Al di là del tessuto narrativo, c'è da sottolineare il valore simbolico del romanzo di Pavese, La Luna e i Falò, con le sue tematiche della fuga dal proprio paese e del ritorno, reso però inattuale dal contrasto tra memoria e realtà odierna. Con un'apprezzabile tecnica narrativa che solo gradualmente fa emergere il nucleo essenziale della vicenda, l'autore evidenzia che la verità tende ad emergere prima o poi, rischiando di traumatizzare gli interessati, perché il passato non si cancella. Esso esercita sempre le sue conseguenze, anche quando si tenta di fuggire, come Giovanni, o di occultarlo, come Sandro. Il vecchio alpino, il rude montanaro, capace di affrontare bellezza e pericoli della montagna e nello stesso tempo di dare vita e allegria a comitive che frequentano il suo rifugio, il Negritella, emerge dal racconto suscitando immediatamente simpatia nel lettore. Solo in un secondo momento l'autore rende più realistico il personaggio, delineandone la storia. Per il Boscia, la montagna non è il luogo di nascita, ma quello di elezione, scelto solo dopo averla sperimentata durante il servizio di leva nel corpo degli alpini. È così che il Boscia ha imparato a preferire la dura ascesa delle grandi cime, la faticosa conquista di un difficile traguardo, alla monotonia della pianura dove era nato. La montagna dunque diventa il simbolo delle dure conquiste della vita che temprano il carattere, come è accaduto al protagonista. Egli, anche da vecchio, pur con forze ridotte e pur in attesa della vecchia con la falce, è ancora un punto di riferimento per tutti, capace di dare serenità e comprensione. Oh.
È veramente difficile e doloroso vivere in un proprio universo, incapace di entrare in sintonia con quello esterno, estraneo e incomprensibile. È come vivere in una gabbia, sempre in cerca di una libertà inesistente o reperibile solo momentaneamente in cose che agli altri sembrano folli. È questa l'infelice condizione di una ragazza da tutti ritenuta pazza, anche dai genitori, soprattutto dal momento in cui tenta di suicidarsi. Ma il fatto che lei riesca a descrivere il proprio stato con stringente coerenza logica lascia intuire che non sia veramente pazza, ma che, come lei stessa afferma, gli altri non sappiano ascoltarla e capirla, considerando proprio la strada più alienante, vale a dire il ricovero in manicomio, l'unico rimedio possibile. La naturalezza con cui l'autrice mette in risalto la frattura tra il mondo interiore della ragazza e quello esterno che non riesce a stimolarla tende a evidenziare non solo la condizione patologica della protagonista, ma anche l'assurdità di tanti inutili scopi e falsi bisogni della società contemporanea. Inutilità che risalta maggiormente agli occhi di chi non si lascia travolgere dall'incessante fluire delle attività. E se spesso le cure psichiatriche risultano fallimentari, come accade alla protagonista, è proprio perché si prefiggono di far accettare al paziente tale forma mentis. Bisognerebbe invece, come l'autrice suggerisce, che il paziente potesse parlare, esternare dubbi e paure per riuscire ad essere compreso e aiutato. Una donna vecchia e sola trova un attimo di serenità solo confidando al diario lo squallore della propria vita. Lei, avendo paura di cadere, sta quasi sempre in casa, dove non può parlare con nessuno. Le uniche distrazioni sono la televisione, che in genere propone trasmissioni sciocche, e qualche libro che la stanca presto. Per evitare la fatica di pulire la casa, lei vorrebbe cercarsi un aiuto, ma i figli glielo impediscono perché si rischierebbe di spendere troppo. A lei piacerebbe chiacchierare con qualcuno, ma figli e nipoti sono sempre impegnati. A rendere la situazione più complessa ci si mettono le numerose dimenticanze, per cui le accade di dimenticare le medicine o di prenderle due volte. La poverina vorrebbe vendere la casa e farsi ricoverare in una casa di riposo, ma i figli si oppongono. Innanzitutto, a sua insaputa, hanno già stabilito come utilizzare la casa e poi sono contrari all'ospizio perché temono che ciò faccia aumentare le spese. E così la protagonista, efficace simbolo della vecchiaia in sé, per non cucinare a volte non mangia neppure. Andando a letto, spesso si augura di non risvegliarsi più per non essere più di peso a nessuno e per non trascinarsi più in una vita inutile. Il lavoro, anche col tono malinconico della narrazione,
riproduce fedelmente il vuoto e la tristezza nella vita dei vecchi che, a causa delle capacità fisiche ormai estremamente ridotte, possono fare ben poche cose. Per la protagonista, in controtendenza con l'epoca contemporanea, il sommo godimento si identifica con la scrittura del diario personale, avvolta dal tepore di un bel piumone. Ciò la riporta ai primi anni dell'adolescenza, quando un topolino appariva come il più appetibile dei relax. Allora considerava la madre arcigna e ossessionante per tutti i suoi divieti, e non capiva neanche perché, quando preparava il pranzo per una povera donna del paese, voleva darle il meglio. Ora che la madre è anziana, la protagonista che deve accudirla capisce finalmente che aiutare gli altri significa dar loro le cose migliori. Rivivere i vari momenti della vita alla luce dell'esperienza sempre più varia e ricca col passare degli anni permette dunque di cogliere significati impossibili da recepire nella giovane età. Gli insetti, come si sa, si differenziano per le caratteristiche con cui nascono e in base alle quali si differenziano in varie categorie: soldati, operai, impiegati. Quando questi lavorano, non pensano, ma sono solo protesi verso l'obiettivo da raggiungere. Non pensano neanche quando hanno finito di lavorare perché sono troppo stanchi. Se qualcuno individua dei problemi o vuole anticipare le tappe, non è apprezzato ma guardato con sospetto e rimesso in riga. Con questa amara metafora, lo scrittore raffigura magistralmente la condizione dell'uomo contemporaneo, costretto a lavorare duramente per fini che lui non ha scelto e non conosce, ma deve passivamente accettare adeguandosi alla vita della massa. Chi cerca di distinguersi in tale contesto non è da gratificare, come verrebbe spontaneo pensare, ma da riportare subito al livello del gregge che non pensa. Assurgere a mansioni superiori è solo l'anticamera della morte, simboleggiata dall'accoppiamento con la regina madre. In una società anonima e materialista come la nostra, dunque, non c'è spazio per problemi interiori e individuali che servirebbero solo ad inceppare il grande congegno della macchina produttiva che schiaccia il singolo.
la profonda interpretazione della condizione umana che riecheggia il pensiero di filosofi e scrittori denota una capacità di riflessione illuminata anche da una certa ironia. Un uomo inizialmente affettuoso e premuroso con la sua donna, col passar del tempo si fa sempre più pressante e ossessivo. L'insorgere di una certa insofferenza nella ragazza, lungi dall'indurlo alla riflessione e all'autocritica, fa emergere l'indomabile desiderio di possesso in lui già latente da tempo. Ed è sotto la spinta di questo amore malato che l'uomo, illudendosi di dare alla propria partner una grande prova d'amore, abbandona il lavoro per starle incessantemente accanto. Tale decisione, in realtà del tutto folle, induce la ragazza, già perplessa di fronte a tante anomale manifestazioni del proprio compagno, a troncare la loro relazione. Egli allora, in preda al delirio, non potendo accettare di perdere ciò che considera di sua proprietà, uccide la ragazza e la conserva poi in congelatore. Ora l'uomo, in balia della propria paranoia, dissociandosi totalmente dalla realtà, aspetta con ansia che la sua ragazza torni. Nel lento trascorrere dei giorni, neanche per un attimo l'assassino cerca di comprendere la psicologia della morta. Al contrario, egli rivive ogni momento della loro storia soltanto dal proprio punto di vista, convinto di aver sempre ragione. Quando finalmente la fame lo spinge a cercare qualcosa da mangiare in congelatore, sono gli occhi blu di lei sbarrati nel momento della morte a riportarlo alla realtà. Sono soltanto le ultime frasi, allucinanti nella loro semplicità, a diffondere una luce sinistra sull'intero racconto e sui folli giorni di attesa del protagonista. E proprio da tutto ciò risalta il terribile contrasto tra la brutalità degli eventi e la lucida follia con cui l'assassino li inserisce nella normalità.